soffri ma sogni. L'atletica è così, però quando si è piccoli è un gioco, è un divertimento e lo deve assolutamente essere. Ragazzo del sud senza una pista, Pietro Mennea lo disse di se stesso dopo aver stabilito il record mondiale sui 200 metri piani, quel 19.72 che a Città del Messico il 12 settembre 1979 gli permise di issarsi più in alto di tutti e di rimanerci per 17 anni. Le celebrazioni nel nome della Freccia del Sud a Barletta 41 anni dopo sono state funestate dall'azione di ignoti che a Bisceglie hanno rubato il furgone contenente i pezzi degli 80 metri di pista di gomma con gli accessori che nei piani sarebbero stati installati su corso Vittorio Emanuele. Eusebio Aliti e Veronica Inglese, organizzatore e madrina dell'evento con la loro ASD Io Corro, hanno deciso di non arrendersi e ricreare la pista con dello scotch sulla strada, esattamente come avrebbe fatto la Freccia del Sud, senza arrendersi di fronte alle evidenze della vita, sfidando tutti e portando Barletta sul tetto del mondo. Cosa non è successo, direi, però non ci abbiamo mai pensato, devo dire, devo essere sincero, c'è stato anche un momento di sconforto quando abbiamo saputo della pista, perché era quello che era il nostro sogno, portare una pista al centro della nostra città, e quindi nel momento in cui è venuto meno e abbiamo avuto questa notizia è stato veramente dura. Ma non ci abbiamo mai pensato a rinunciare all'evento. In gara atleti dai 6 ai 15 anni sulla distanza dei 50 metri per le categorie esordienti e sui 60 per i ragazzi e i cadetti. Ma c'è stato spazio anche per Daniele Greco, quarto alle Olimpiadi di Londra, e José Ben Cosme, semifinalista a Londra nei 400 ostacoli, e altri azzurrini pugliesi. È un punto di riferimento per tutti. Sicuramente ha dato modo di far conoscere il mondo dell'atletica leggera in tutto il mondo, non soltanto in Italia, rimanendo l'emblema dell'atletica leggera. Quindi è per me ancora di più, diciamo, è un punto di riferimento, perché anzi è stato di riferimento ma soprattutto di stimolo e di grande onore, avendo calcato anche alcuni stadi dove non solo diciamo come lo stadio di Barletta ma anche all'infuori, ricordo lo stadio dei mondiali dei campioni del mondo di Mosca dove lui vinse nei 200 nel 1980 e io ci ho fatto i campioni del mondo nel 2013. Purtroppo c'è stato questo piccolo evento questa mattina, piccolo grosso evento che ha spaventato molto, ma bisogna fare complimenti agli organizzatori. Una festa speciale che ha ricalcato la formula di un meeting internazionale di atletica con batterie e finali impreziosite dalla corsa di ragazzi giovanissimi, il tutto con cartelli riportanti frasi lapidarie di Mennea. A bordo pista appunto volevo una manifestazione pulita. Pulita significa che con solo i valori dello sport e solo le frasi, a ricordare solo Pietro. Questo evento doveva essere un evento per Pietro e di Pietro.